Salute a voi e ben ritornati nel vecchio mondo. Questa volta non siamo qua insieme ai miei amati elfi silvani perché il buon Rottenlele, giocatore veterano della nostra community, nonché disprezzatore, odiatore massimo di tutte le razze elfiche possibili e immaginabili, ci ha lasciato questo bel replay. E insomma, mi piaceva l'idea di staccare un attimo dalla nostra serie del risveglio della foresta per portare qualche cosa che invece le foreste vorrebbe vederle bruciare in nome degli dei oscuri. Stiamo ovviamente parlando dei cattivissimi e pestonissimi guerrieri del caos qua che stanno per andare ad affrontare in questa landa desertica, probabilmente vedere le piramidi qua dietro, siamo da qualche parte nelle terre dei morti e stanno per andare ad affrontare questo esercito di nani. Allora, per chi non lo conoscesse, come ho già detto, Lele è uno dei nostri giocatori veterani, un guerriero brutale sul campo di battaglia, non privo tuttavia di certe astuzie tattiche, infatti ha portato un esercito che riflette molto bene il suo approccio al gioco, nel senso che abbiamo una prima fila di predoni con grandi armi e aspiranti campioni qua in due gruppi, due blocchi, diciamo, uno e l'altro due. I predoni che hanno pure un po' di esperienza sono molto efficaci nel pestare i nani perché hanno buone caratteristiche di attacco e buona forza dell'arma con un bel po' di armi penetranti, quindi riescono a fare danni anche alle unità più corazzate dei nani. Soffrono a loro volta un po' le botte di risposta, non hanno molta armatura, non hanno quasi armatura, hanno solo 15, non hanno bassa difesa corpo a corpo, quindi gli aspiranti campioni gli daranno un po' di aiuto, li sosterranno un po' in combattimento un po' più a lungo. Gli aspiranti del resto hanno eccellenti caratteristiche, buona armatura, buona difesa corpo a corpo, scudo d'argento contro eventuali proiettili, quindi a loro volta subiranno molti pochi danni. Tra gli attacchi magici e il fatto che hanno un po' poca penetrazione dell'armatura, non saranno invece di certo il DPS, cioè quelli che faranno il danno vero e proprio alle forze nemiche. Abbiamo poi sui fianchi due formazioni di guerrieri del caos con grande arma. Di nuovo facili da capire, hanno tanta armatura, tanti attacco e difesa corpo a corpo, ottima forza dell'arma con un sacco di danni penetranti, quindi fanno tantissimo male alla fanteria nanica. E poi un quinto gruppo, cioè abbiamo due per lato, uno, due, tre e quattro, un quinto gruppo qua a fare da guardia del corpo a Sartorel. Sartorel di suo è una buona scelta, resiste bene al tiro, no? Alta resistenza ai danni da tiro se mi ricordo bene, vediamo quanto di preciso, 50 più che buona, ha poi resistenza magica che non fa mai male anche se con i nani non serve più di tanto. I nani a loro volta sono molto resistenti alla magia, uno dei motivi per cui ad esempio gli aspiranti campioni non faranno tanti danni visto che hanno attacchi magici. E quindi Sartorel, cioè il buon Rottenlele, ha scelto di non andare con della magia molto offensiva, ma ha portato più che altro dei debuff. Abbiamo qua un po' di abilità interessanti, ovviamente Condotto Arcano per avere più riserve magiche, Standard Eye che aiuterà le truppe del caos a rimanere in combattimento un po' più lungo, e poi abbiamo la trasmutazione in piombo per diminuire l'attacco corpo a corpo che dei nani è già basso, questo lo riduce quasi a zero e anche la forza dell'arma, e poi ovviamente Piaga della Ruggine per iniziare a sgretolare pian pianino l'armatura dei nani e fare sì che le truppe dei Dawi subiscano un po' più di danni. E per fare danni ci sono queste simpatiche unità di carri delle bestie sanguinarie. Molto buoni in questo match, sono velocissimi, quello che può succedere, visto che hanno tanta massa, è che loro carichino un'unità, inizino a fare danni grazie a un bonus di carica altissimo, 80 mi sembra, del resto hanno in generale buone caratteristiche, quindi sono tanto corazzati e subiranno pochi danni. Hanno buone caratteristiche in corpo a corpo, molto buone per essere carri, con forza dell'arma 50, penetrazione dell'armatura, bonus contro la fanteria e danni. Il bonus di carica molto alto, sono devastanti. Quindi cosa succede? Generalmente i carri entrano in corpo a corpo caricando un'unità, fanno un po' di danni e prima che le fanterie possano riprendersi dall'urto, concentrarsi, iniziare a fare danni, si muovono lontano, attraversano fisicamente l'unità nemica e vanno a fare danni altrove. Quindi un gioco molto molto efficace, soprattutto contro i nani che non avendo cavallerie, non avendo unità con massa, hanno un po' di difficoltà a fermare questo tipo di unità. E infatti questo esercito di nani ha, diciamo, manca un po' di alternative tattiche per bloccare i carri di Rottenlele. Abbiamo una prima linea che era sostanzialmente composta da Barbelunghe, ne abbiamo tre gruppi qua ancora in formazione, mentre un quarto sta muovendosi per schermare dall'altra parte l'arrivo dei carri. Sono unità di fanteria buone, con tanta forza, con tanta difesa corpo a corpo e tanta armatura, ma quindi soffriranno tantissimi danni penetranti dell'esercito del caos. Abbiamo invece un po' di danni penetranti sotto forma di martellatori con un sacco di esperienza, quindi 53, 41, 55 tra attacco, difesa corpo a corpo e forza dell'arma. Significa che faranno moltissimi danni, hanno penetrazione d'armatura, quindi sono in grado di cavarsela più che bene, dovrebbero battere in uno contro uno i potenti quelli del caos. Certo, i numeri non sono molto a vantaggio dei nani, abbiamo qua 1000 guerrieri del caos contro 950 nani.
E soprattutto questa unità è isolata, quindi se il resto dell'esercito non fallisce nel dare supporto, i martellatori, per quanto potenti, non potranno cavarsela a lungo. Abbiamo poi un po' di sventratori ai lati per fare un po' di anti-large, che è sempre giusto. I minatori in seconda fila con le cariche esplosive che fanno parecchio danno alle unità senza tanta armatura, ma risultano un po' inutili contro i guerrieri. Non sono grandi combattenti a loro volta, ma hanno un po' di penetrazione della corazza. E poi abbiamo dei balestrieri, tiro non penetrante, quindi non particolarmente utile in questa occasione. Un'unità isolata non è forse la pick migliore del mondo, però hanno discrete caratteristiche di corpo a corpo con le grandi armi, danni penetranti pure. La vera forza di questo esercito sembrerebbe essere messa investita in queste forze aeree notevoli. Quindi abbiamo due unità di girocotteri, un giro bombardiere e poi degli altri girocotteri con il cannone che dà penetrazione dell'armatura e bonus contro unità grandi, quindi abbastanza efficace sia per sniperare Sartorell, che si difende bene con la sua resistenza al tiro, sia soprattutto per fare un po' di danni ai carri. Io li userei in questo caso. E invece la leadership è affidata a Ungrim. Ottimo personaggio, corazzato, è uno sventratore, quindi è irriducibile, abbastanza difficile da tirare giù, buona forza dell'arma con danni contro i bersagli grandi e ha tutte le sue abilità, quindi Foe Seeker e Deadly Onslaught che lo rendono un po' più veloce e un po' più efficace in carica. Poi abbiamo la classica Deathblow di tutti gli sventratori, quindi quando diventa, i punti vita vanno sotto il 20%, fa un po' più danni con l'arma e soprattutto la rovina rossa, quindi per 35 secondi meno 27 punti in difesa corpo a corpo lo rendono un po' fragilino, però più 60% di danni dell'arma, compresi più 60% danni penetranti. Molto, molto, molto interessante. A questo punto vediamo la battaglia come va. Ci sono le prime cariche dei guerrieri del caos, vedete, stanno collassando abbastanza velocemente sul fronte. Ovviamente i predoni, che erano la prima linea destinata un po' a subire in questo caso le cariche esplosive, ma eventuali tiri leggeri da parte del caos, è stata messa in rotta abbastanza velocemente dalle cariche combinate delle barbe lunghe e dei minatori, però questo ha lasciato spazio ai carri per penetrare momentaneamente e andare subito a impattare nel cuore, nelle retrovie dello schieramento nanico. I martellatori dall'altra parte se la stanno cavando non benissimo, gli sventratori invece da una parte stanno combattendo contro predoni del caos e guerrieri del caos, quindi non un grande ingaggio, dall'altra parte hanno affrontato un'unità di predoni del caos, hanno fatto molti danni, dovrebbero riuscire a vincere abbastanza facilmente questo confronto, anche perché la loro disciplina, vedete, non si abbassa, sono irriducibili, però hanno subito moltissime perdite, quindi non è stata forse il combattimento, non è stato forse l'ingaggio migliore del mondo. Al centro le truppe naniche si sono un po' radunate, la carica di Sartor però sta scompaginando le file, ha tanta massa, quindi può caricare, fare danni e poi uscire abbastanza velocemente dal corpo a corpo. Servirebbero qua gli sventratori, ma sono impegnati altrove. Questa unità è circondata e sta per lasciarci le penne. I martellatori invece se la stanno cavando molto, molto meglio. Vedete che i predoni, qua cosa abbiamo? Predoni del caos stanno facendo abbastanza fatica a fare danni. Ovviamente, come dicevo, gli aspiranti campioni hanno buone caratteristiche, ma non hanno tanti danni penetranti e hanno attacchi magici, quindi faticano un po' a penetrare le difese dei Dawi. E questo invece era lo scontro che volevo mostrarvi, perché mostra perfettamente la dinamica, qual è una delle debolezze dei nani. Vedete che se facciamo il confronto tra le due unità, le statistiche sono abbastanza simili: 100 di armatura con scudo per le barbe lunghe, 30 di attacco, 48 di difesa, 32 di forza dell'arma, contro delle caratteristiche un po' più, diciamo, all-round. Se i nani sono molto difensivi, con molto più attacco, con molta più difesa che attacco, invece, i guerrieri del caos sono leggermente più offensivi, 36, 32, 38. La differenza però è che l'attacco dei guerrieri del caos penetra l'armatura, quindi i guerrieri degli dei oscuri stanno facendo moltissimi danni, 40 morti quasi, 40 uccisioni, e a loro volta ne hanno subite molto poche, solo 8. Quindi alla lunga un po' una battaglia di logoramento che vede invece in netto vantaggio i guerrieri del caos. Nonostante tutto, proprio perché i girocotteri qua non hanno niente a contestarli, non c'è tiro nell'armata di Rotten Lele, non ci sono molti mostri volanti, il bilancio della battaglia è leggermente in favore dei nani, ma vedremo che più passa il tempo, quindi più i girocotteri utilizzano le loro munizioni e più la barra del potere, la parte gialla che rappresenta Rotten Lele, si sposterà pian pianino verso oltre la metà, oltre le due spade, segnando un certo vantaggio per i guerrieri del caos. Sartor e i suoi uomini nel frattempo sono riusciti ad annichilire questo lato sinistro dello schieramento nanico, rimangono solo pochi martellatori, la barbe lunghe qua, come dicevo, sono segnate, scusate, mi è scivertato il mouse. I balestrieri sono tornati in corpo a corpo, ma
col tiro non hanno il miglior impatto del mondo, e nel frattempo non c'è ancora nulla che fermi il massacro scatenato dalle bestie sanguinarie e dai loro carri, se non gli sforzi congiunti dei girocottoli che stanno aprendo il fuoco come possono sui carri, e di Ugrim che, dove riesce a raggiungere i nemici, infligge dei danni abbastanza massicci. Non vi fate ingannare dalle poche uccisioni, è comunque riuscito ad uccidere almeno un carro e deduco qualche altro soldato, qualche altro guerriero che passava di lì. Dovrebbe aver affettato il secondo probabilmente adesso. Vediamo se ha fatto un'altra uccisione. Sì, almeno un'altra uccisione, un'altra due uccisioni le ha fatte. Il problema è che senza Ungrim e senza girocottoli i carri possono fare un po' quello che vogliono, quindi stanno di nuovo caricando i minatori che si erano raggruppati, sono riusciti a ricacciare indietro i balestrieri e qua stanno andando a sostenere il combattimento per spezzare morale agli ultimi martellatori. Pian piano quindi la battaglia si sta un po' spostando verso in favore dei guerrieri del caos. Vedete che i numeri dei nani continuano a scendere e intanto le munizioni dei girocotteri vengono meno. Se più passa il tempo più i girocotteri stanno sprecando le loro munizioni senza evidentemente riuscire a incidere poi così tanto nella battaglia. La maggior parte delle truppe ormai in fuga, il buon generale dei nani concentra le sue forze aeree dove può, ma il vero e proprio combattimento ormai sembra che le sorti si decidano in questo blocco centrale. C'è Ungrim, c'è Sartorel, ci sono ancora delle barbe lunghe che, nonostante sono dei guerrieri comunque molto coraggiosi, quindi non riescono magari a infliggere moltissimi danni. Questa unità ha fatto solo 21 morti, comunque non tantissimo per il costo che rappresentano, che occupano queste unità. Però tengono il fronte molto bene, sono molto disciplinate. Il problema adesso un po' per i guerrieri del caos è gestire il buon Ungrim. Vedete che adesso finalmente la barra sta diventando più gialla che rossa, quindi Rotten sta lentamente trionfando, però Ungrim è un guerriero molto potente, spaventoso in qualche maniera. Sartorel deverebbe starci distante, c'è questa carica molto coraggiosa del buon demone maggiore, ma come vedete buon Rotten tiene abbastanza cura a mettere qualche corpo, qualche corazza, qualche guerriero corazzato tra Sartorel e Ungrim, perché la sciona del buon Res Ventratore può infliggere danni piuttosto seri, piuttosto pesanti al demone maggiore di Tzinch. Le fanterie naniche sono ormai spezzate quasi ovunque, ma a questo punto bisogna ricordarsi che i girocotteri e i girobombardieri hanno discrete caratteristiche di combattimento corpo a corpo. Non hanno tanto attacco, però hanno una buona forza dell'arma, sono a loro volta abbastanza corazzati e hanno un po' di massa, quindi riescono a scendere in corpo a corpo e a fare un po' di danni. In questi casi, vedete, è partita la trasmutazione del piombo e quindi tutte queste unità hanno meno 26 di attacco corpo a corpo, quindi non stanno facendo assolutamente danni, ma in condizioni normali hanno 30 con 66 di forza dell'arma. Non male. Vediamo quanti danni penetranti, perché devono cercare in qualche modo di distruggere, vediamo se riesco a beccare l'elicottero, devono cercare di distruggere le armature dei guerrieri del caos. 16 è decente, ma su 66 danni non è di certo moltissimo, quindi faticheranno un pochino a fare qualche morto. Si stanno comunque gettando con coraggio nella mischia per aiutare il loro re, quindi le prime unità sono atterrate su questo gruppo isolato di guerrieri del caos che sta ancora cercando di fare a pezzi i martellatori. La resistenza e la disciplina dei nani è incredibile. Vedete che questa unità ha combattuto veramente fino all'ultimo uomo. Sono poi arrivati i girocotteri da Romano, l'ultimo gruppo qua, quello dedicato anti-large, è ancora in cielo a scaricare le ultime salve su Sartorel. Però delle fanterie del caos non rimane davvero più tantissimo, soltanto Ungrim, che è riducibile, sta un po' ancorando la linea di battaglia, ma il tutto è affidato alla tecnologia. Quindi da una parte diciamo marchingegni tecnologici, l'ingegneria nanica, e dall'altra la forza, la magia e i poteri che gli dei oscuri concedono alle loro unità. Sartorel con coraggio continua ogni tanto, quando può, ad avvicinarsi a Ungrim e, come dire, spintonarlo in giro a destra e a sinistra, un po' lo allontana dal combattimento, un po' riesce a buttarlo a terra, quindi gli impedisce di attaccare, e di tanto in tanto fa qualche danno. Sartorel comunque non è un combattente pessimo, 60-40, riesce ad avere la meglio sulla difesa decisamente bassa, mi sembra che sia 40, adesso c'è il debuff della Red Ruin, della rovina rossa, però qualche danno riesce a fare. Il problema è che non può rimanere in corpo a corpo molto a lungo, quindi di nuovo i nani non hanno massa. Sartorel è circondato dai suoi uomini, mentre Ungrim è costretto, bloccato costantemente dai corpi dei guerrieri del caos, quindi Sartorel entra ed esce dal combattimento un po' a suo piacimento. La battaglia del resto si sta davvero prolungando, e significa che la resistenza dei nani è comunque notevole.
Sembra ormai il campo di battaglia in completo controllo del caos. Vedremo se queste unità che si sono richiamate a raccolta, queste poche file di nani, e stanno cercando di muoversi in supporto del loro signore, riusciranno a cambiare qualche cosina. Ma sembra un po' improbabile che a questo punto Ungrim e la sua armata riescano a spuntarla. Sartorell torna in combattimento, attiva Stand or Die per dare non solo più disciplina ma soprattutto più difesa corpo a corpo, quindi anche il buon Ungrim con 70 non riesce tanto a penetrare la difesa del 67 col buff di Sartorell, infligge un po' meno danni, e questa è di nuovo una situazione abbastanza spaventosa. Bloccato dei girocotteri che invece hanno buona massima, infatti vedete che Sartorell sta facendo un po' fatica a spingere via i nemici. Sartorell si è trovato isolato alla mercé di Ungrim, che si è buttato prontamente addosso al suo nemico. Un'altra carica sbattacchia a terra il povero re nanico, e nel frattempo un po' la massa che rimane, sono ancora comunque 150 guerrieri contro soltanto 26 nani ancora attivi, un po' il terrore ha la meglio sui girocotteri che si ritirano. I nani però sono gente ostinata, sono dei tipelli molto 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 determinati, e quindi tornano a richiamarsi ancora una volta. Un'altra disperata carica dei girocotteri, mentre Ungrim rimane qua nella mischia. I girocotteri purtroppo non so bene cosa stiano facendo con queste pale, stanno facendo girare più le pale a me che ai guerrieri del caos. A questo punto però direi che manca poco al momento in cui il morale dei nani è definitivamente spezzato. Vedete che c'è una rotta di massa, a questo punto siamo alle perdite critiche nell'armata, non rimane più nulla dei nani a contestare lo strapotere del caos, e rimane solo Ungrim che da buon nano, da coraggioso re e soprattutto da valoroso sventratore è ancora qua tra le rovine di un girocottero. Fa una scena molto molto epica, è arrivato un carro e l'ha buttato non so dove. Dove l'avete spostato? Dov'è il nano? Eccolo qua, c'è il nano che sta combattendo coraggiosamente, circondato dai campioni, circondato dalle bestie sanguinarie che continuano a malmenarlo come possono, e la battaglia tutto sommato durerà ancora qualche istante. Ungrim è decisamente infuriato, deciso a fare più danni possibili, quindi attiva con coraggio la morte rossa, la rovina rossa. Questo abbassa drasticamente la sua difesa corpo a corpo e alla fine soccombe sotto i molti colpi del nemico, non prima di aver distrutto un ultimo carro qua, tirato una sciata spettacolare alla bestia sanguinaria, e ha spacciato il mostro abominevole fuoriuscito dalle distese del caos. Sartorell però è quello che rimane del suo esercito, strappano una sanguinosa e sudatissima battaglia. Quindi GG, ben giocata dal nostro Rotten Rele e anche dal nostro Voltiber. L'armata di Rotten tutto sommato mi piace moltissimo, è semplice ma molto molto efficace, ha praticamente tutto ciò che serve per contrastare i nani, e per quanto vi riguarda invece Voltiber avrebbe potuto, diciamo, scegliere qualche altra opzione. Ungrim secondo me contro i nani e contro il caos è solido proprio perché è immune alla psicologia, quindi anche Gromrendal in questo è molto efficace, rimarrà saldo al posto di combattimento fino alla fine. Vedete che soprattutto nel late game diventa abbastanza difficile per il caos avere la meglio su questi lord nanici particolarmente corazzati. I minatori sono una scelta performante tanto quanto gli sventratori sono sempre utili. I martellatori mi piacciono, possono impegnare in un più che buon combattimento anche le truppe più pesanti, più d'elite del caos. Quindi 144 morti sono stati fatti soprattutto su perdoni ma anche su guerrieri del caos, hanno dimostrato decisamente la loro utilità. Sono un po' meno convinto di questa forza aerea, è interessante, il caos non ha tanto alternative, non ha tanto tiro, non ha tante cose che possono contrastare i girocotteri, ma secondo me nonostante tutto non si sono rivelati particolarmente utili, ci vuole probabilmente un po' di micro per starci dietro. Quindi i girocotteri normali hanno fatto abbastanza danni e il girocottero dedicato anti-large non è riuscito a ripagarsi moltissimo, il girobombardiere non ha fatto praticamente nulla. Non mi piacciono assolutamente i balestrieri, non li trovo molto utili in questo match, piuttosto avrei messo degli archibugieri per la penetrazione dell'armatura, e in generale lo spam di barbe lunghe secondo me non è efficacissimo. Io avrei provato a togliere qualche punto qua e là, avrei forse tolto i girocotteri, cercato di inserire un forgiarune, le rune sono molto efficaci, soprattutto quelle che rallentano il nemico, avrebbero impedito ai carri di muoversi così tanto, e avrei provato a inserire, magari togliendo un po' di chevron ai buoni martellatori, magari togliendo i balestrieri, avrei provato a inserire qualche truppa in più con grandi armi per sostenere il combattimento iniziale, perché le barbe lunghe come vedete hanno resistito quasi fino alla fine, comunque 5-6 minuti di resistenza alla salta
del caos è notevole, ma non hanno fatto molti danni. Serviva quindi qualcosa che penetrasse un po' di più le armature del caos. Per il resto, però, secondo me era una base interessante di vista anche questa, c'è sicuramente margine di miglioramento. È stata dunque una bella partita, spero che vi siate divertiti. Dal vostro Von Arcadius per adesso è tutto, ma ci vediamo presto perché tante altre battaglie, tanti altri generali stanno per affrontarsi qua sul canale. Quindi continuate a seguirci e ci rivediamo molto molto presto qua nel vecchio mondo.